Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto. Potremmo definirlo un giovedì grasso di azzurro, di ricorsi al CONI, ma soprattutto di calcio. Di azzurro, di ricorsi al CONI e di calcio per un giovedì davvero grasso. Intanto la giornata storica vissuta al Porta Elisa, poiché a queste latitudini non capita spesso di avere ospite una nazionale. In questo caso l'Under 20 di Chicco Evani, opposta alla Germania, e che ricordiamo ai più distratti, rimane pur sempre la terza in ordine di importanza dopo quella maggiore, l'Under 21. Porta Elisa col vestito buono, a festa e sole a far capolino, sempre più convincente, alla faccia di qualche previsione vigliacca. Inni nazionali che riecheggiano a rendere il tutto piuttosto pomposo e ufficiale. In tribuna tanti addetti ai lavori di quelli che sanno di calcio. Le nostre telecamere scovano il tecnico della Lucchese Francesco Baldini, che magari già il pensiero vola un po' anche alla spalla. Partita che non va bene, anzi che no, per gli azzurrini, che sfiorano e sprecano subito il gol, ma poi si abbioccano subendo la forza fisica e la corsa dei germanici. Le reti tedesche, finisce 0-2, portano la firma di tali Stefaniak ed Eggestein. Magari ne risentiremo parlare. Così come l'Italia magari saprà rifarsi nelle prossime sfide che la opporranno a Polonia, campione in carica del 4 Nazioni, e Svizzera. Di azzurro ma anche di attesa, tanta divenuta spasmodica nel tardo pomeriggio per le decisioni del Collegio di Garanzia del CONI, che doveva decidere sui ricorsi presentati dal Seregno e da altre società circa una loro eventuale riammissione in Lega Pro, che sarebbe tornata a 60 squadre con relativi gironi e calendari da rifare. Nisba, nel senso che il ricorso è stato respinto e dunque tutto rimane come prima, più di prima, ha prevalso una scelta politica. Così domenica Lega Pro e Serie D scenderanno finalmente in campo, che per noi significa la Lucchese di scena Ferrara sul campo della forte e ambiziosa Spal di Leo Semplici. Il calcio nostrano sarà rappresentato in Serie D da Viareggio e Viviborgo, che invece debutteranno in casa. I bianconeri alpini contro Città di Castello e biancorossoazzurri al Porta Elisa di Lucca, dove svegneranno per almeno un paio di mesi contro Val di Nievole e Montecatini. Allora palla al centro e andiamo a cominciare. E su richiesta della Lega Pro è stata integrata la regola 3 del regolamento del gioco calcio nel paragrafo che tratta le sostituzioni di calciatori, ovvero per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'elenco che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara dal prossimo campionato, che inizierà poi domenica, possono essere indicati un massimo di 12 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Insomma, panchine lunghe anche in Lega Pro. Ma domenica si torna a giocare anche nel calcio dilettantistico, non ancora nei campionati, bensì nelle gare di Coppa. Vediamo il quadro un po' delle gare in programma che riguardano le formazioni della provincia di Lucca, Coppa Italia d'Eccellenza, il primo turno, le gare di ritorno. Tra parentesi vedete il risultato dei match di andata: Real Forte Querceta La Portuale, Pietrasanta Seravezza e Lammari Camaiore. Si gioca anche in Coppa Toscana, prima categoria, primo turno, gare di andata, Unione Montignoso Capezzano Pianore, Diavoli Neri Gorfigliano Pieve Fosciana, Fornoli Folgor Mardia, Chiesina Uzzanese Porcari. Ed ancora sempre per il primo turno, gare di andata, Coppa Toscana di seconda categoria, Sporting Forte dei Marmi Corsanico, Lucca 7 Atletico Lucca, River Pieve Pontecosi, Barga Fornaci, Lucca Calcio San Filippo, Cascine Tau Altopascio. Siamo al pattinaggio. La società altopascese Acquario, guidata da Antonella Carpanese, ha ricevuto in queste ore la convocazione ufficiale di Cristina Rotunno per la squadra seniores femminile, Andrea Rotunno per quella seniores maschile e la piacevole novità Gomati Berti, che sarà inserita nel team juniores azzurro. Dopo il trionfo di Aversa ai campionati nazionali WISP 2015, con ben 7 campioni italiani e tante medaglie, arriva ora la prestigiosa convocazione di 3 atleti per i campionati europei di pattinaggio freestyle in programma Busto Arsizio dal 24 al 27 settembre. Siamo al basket. Il Cefa Basket Castelnuovo del presidente Vincenzo Suffredini ha ripreso l'attività con la squadra senior che parteciperà al campionato di prima divisione e con la Under 14 a guidare gli allenamenti il nuovo allenatore Massimo Buzzo, 60 anni, di Pisa. E sempre per il basket vi ricordo che sabato sera ci sono le prime gare ufficiali anche per quanto riguarda alcune delle nostre squadre, soprattutto il primo turno della Coppa Toscana, il Bam Altopascio che gioca sul campo del Cus Pisa, mentre la Libertas Lucca riceve il Calcinaia al Palatagliate. Quest'ultima partita si giocherà a porte chiuse. Siamo alla Scherma con una società abbastanza vicina alla nostra provincia che si sta allenando al centro turistico internazionale del Ciocco.
La società Sporting Scherma Prato nasce nell'ormai lontano 1981 e da allora, come suol dirsi, di acqua ne è passata e tanta sotto i ponti. Quella pratese è una realtà emergente nel panorama della scherma italiana, soprattutto a livello giovanile. In questo periodo di fine estate, gli schermitori pratesi hanno scelto il Ciocco per svolgere la loro fase di preparazione. A guidare il gruppo il presidente Lorenzo Busi, che dopo aver ribadito le ambizioni anche per la prossima stagione agonistica, vuol sottolineare la bontà della location e del ritiro nella Valle del Serchio. Il Ciocco, dopo tanti anni che abbiamo vagato per varie località con i nostri camp, è stato il sito più, diciamo, adatto e perfetto per le nostre esigenze schermistiche. Torneremo sicuramente, i ragazzi sono trovati benissimo, la maestra è contenta, il preparatore atletico anche. Sono sicuro che questa annata agonistica che si prepara sarà un'annata veramente esplosiva. Il gruppo è formato da circa 25 tra ragazzi e ragazze. La maestra Daniela Albi ci spiega il tipo di lavoro che i ragazzi svolgono nella quiete e nel verde del Ciocco. Ricominciare l'attività fisica è un ritiro soprattutto dedicato alla preparazione atletica, e però uguale messa insieme alla scherma. La punta di diamante della squadra è senza dubbio Sabrina Becucci, campionessa toscana prima, italiana poi under 14 di Fioretto femminile. Chissà se sulle orme di talenti assoluti come la Vezzali o la Derrigo. Intanto la giovane Sabrina è chiamata alla stagione delle conferme. Sì, di sicuro mi impegnerò al massimo per raggiungere di nuovo questi due obiettivi e mi allenerò come l'anno scorso 4 volte alla settimana e vediamo cosa riusciamo a fare. E ovviamente poi importante è divertirsi, poi impegnarsi, e se arrivano i risultati anche meglio. È in pieno svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Mirafiume il secondo torneo Open Bagni di Lucca, città delle Terme, che si concluderà domenica. Interessante ed equilibrato il torneo femminile, dove le grandi favorite sono la serba Mia Andjelic e soprattutto la stella Corinna Dentoni, che vediamo nella foto. Interessante anche il tabellone maschile, dove i tennisti termali si sono comportati egregiamente, aspettando poi l'entrata in scena dell'idolo di casa Samuele Galli, possibile outsider del torneo. Sempre per quanto riguarda il tennis, nella giornata di sabato al Tennis Club Europa di Forte dei Marmi si svolgerà la terza edizione del torneo di doppio giallo, il Forte Perfile, manifestazione sportiva all'insegna della solidarietà ideata con il fine di sostenere l'attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie svolta da File. File è l'acronimo di Fondazione Italiana Leniterapia Onlus, ente non profit fiorentino. Chiudiamo con le bocce, prosegue la Polydent Cup 2015, giunto ormai alla quarta edizione, la 15ª tappa delle 27 in programma, si terrà domenica a partire dalle 9 a Viareggio al Circolo Bocciofilo Migliarina, 128 i partecipanti, fra cui le coppie Sergio Bertuccelli, Antonio Mallegni e Raffaele Napolitano e Sterina Francesconi, che appartengono proprio alla società Migliarina di Viareggio. Con questo è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva. Io vi ringrazio per l'ascolto, per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei programmi di Noi TV.